a tutti ragazzi e benvenuti. Siamo qui oggi con un nuovo video molto emozionante. Allora, siamo qui con Tales of Iron, gioco che stiamo provando adesso su PS5, uscito il 17 settembre di quest'anno, pochi giorni fa, una decina di giorni fa, forse ormai una settimana comunque. Sì. E ringraziamo tanto gli sviluppatori Label Games e Oddbug Studio per averci passato il codice del gioco sia PS4 che PS5. Questo caso lo proveremo su PS5. Allora, questo gioco è particolare da quel che abbiamo letto, prima di tutto perché la voce del narratore è la voce di Geralt di The Witcher 3. Il font è un po' brutto, è proprio standard. È pure in italiano. Doppiato, cioè sottotitolato ovviamente. E poi però c'è da dire che il genere invece è un 2D disegnato a mano con un po' stile un Dark Souls, Demon Souls comunque, nel senso che è molto brutale e difficile. Però ovviamente è un po' rivisitato, non è proprio puro. E non è così, non è punitivo come i Dark Souls. Reratus. È particolare, veramente carino, disegnato bene. Luca verde. La rana, perché sono topi contro rane. Ah, vorrei subito raccontare in questo modo, pensavo c'è una sorta di prologo, invece è proprio spedito, eh. Ah, quindi si abdica. E adesso lui deve salvare tutto, il protagonista. E poi questi topi ultimamente stanno andando forti come protagonisti dei giochi. Cioè, abbiamo anche un altro gioco di un topo che abbiamo trovato. E quello pure lo porteremo, eh. Eccoci. Ma che siamo noi? No, noi siamo quelli che dormono. Ah, quelli che dormono, ok. Dai, è bellissimo. È proprio bello, sì. Ah, e poi loro comunicano in questo modo di segni. Tipo lui sta dicendo, è giorno, devi... devi preparare, devi scambiarti e tutto. Hai capito? Ah, saltella proprio. Dai, cambiamoci. Sì, rotoliamo. Cambiamoci. Sì. Ma è bellissimo questo gioco. Ah, proprio tutto qua. Che tipo anche un po' molto gioco di ruolo. Allora. Ecco, ci chiamiamo Reggi. Ah, possiamo scegliere cose in... no. Siamo solo leggero. Vabbè, perché dobbiamo ancora. Dovremo comprarlo più avanti. Potenziamo. Cambiamoci questo pigiama. Oppure ce lo teniamo da sotto. Ma perché abbiamo questa devastante? Non pensiamo di portare una serie di questo gioco, magari ce lo fate sapere nei commenti. Pensiamo più che altro però di fare una recensione. Se appena lo portiamo a termine. Al massimo possiamo provarlo un po' in live pure, se volete, se no no. Tuo padre ha ordinato di procedere di là, eh. Ah, col touch, quindi vedo la mappa. Fortezza Cremisi. Sì, hai visto? C'è anche un quadro con il padre e i due figli. Ah, c'è pure lui. Chi è l'altro figlio? È morto. Forse è più piccolo di lui, forse la corona aspettava lui prima. Oh, quanti soldi tiene questo? Infatti. Che fa questi soldi buttati nella sala? Ah, è una bella giornata, Perché non vai a esercitarti un po' con la spada per essere un buon re? Poi dopo devi mangiare pure, però, Molto... Vai a accettare le missioni. Ah, sì. Facciamo questa colazione. C'è pure il cuoco. Prepariamo le ricette. Che mica ce l'abbiamo noi. Dove li prendiamo gli ingredienti? Forse ci. Il fratello. Quindi un cuoco. Alimento nutriente è la base di molti piatti dei ratti. Il cuoco potrebbe usarlo per le sue ricette. La radice. Un bardo. Dio. Le bacche. Bacche rosse mature degne di un re. Il cuoco potrebbe usare... Ok, me l'hai data? Sì. Venire un po' d'acqua. Acqua appena attinta. Il cuoco potrebbe usarla per le sue ricette. Penso che va bene, no? Sì, vabbè. Poi siamo topi, non siamo molto schizzinosi, Penso sia quello il senso.
chissà come mai hanno scelto questa accoppiata di topi e rane e non classici gatti. Vabbè, forse per fare qualcosa di diverso. Proprio si poteva fare il crossover con Cat Quest. E preparami questa squisitezza, vai. Questi sono i progetti per le armi, forse. Crea. Equipaggio. Fa un po' schifo, eh? Abbiamo fatto l'elmo. Ma no, ma forse intende tipo fratello, come fratello tipo. Sì, mi sa di sì, eh. Tipo come comunità, non fratello figlio su, cioè fratello proprio figlio del sangue. Re. Figlio del re. Vai, addestramento con il manichino. E comunque penso che è già promosso questo gioco. Dobbiamo vedere alla lunga però se risulta ripetitivo o se invece riesce a comunque coinvolgere. Per il momento sembra molto interessante. Dobbiamo pure questo usare la possibile difficoltà, se è una difficoltà frustrante o se va bene. Sì, l'abbiamo già bevuta. Sì, sì. Ah, per riempircela forse. Siamo già pieni. Dobbiamo bere per curarci. Quindi funziona come una sorta di pozione. Sì, sì. Grazie, amico. È tipo quella fiaschetta di sempre di Dark Souls. Allora, un'altra missione secondo me. Singolar Tenzone. Il luogo della prova di combattimento è pronto. Tutti i regni giù dovrebbero vedere chi diventerà il nuovo re. Noi ci dobbiamo sfidare con questo. Oddio, dobbiamo andare allora. Ma dove? 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 Dio, dov'è? Dove? Benissimo. Ma quindi questo è tutto il castello? Sì, è tutto un castello, però gigante come castello. Dobbiamo scendere di qua. E dobbiamo andare tutto a destra, tutto dritto. Forse lui è il figlio del re, il re vorrebbe lui, però può essere qualsiasi. Cosa vuoi? Devo togliere la spada, ok. La metto. Grazie. Grazie per queste info. Ora levati dalle... Bravo. Andiamo a fare questa sfida, su. Oddio. Oddio, che folla. Ma abbiamo una nostra topa. Alcuni facevano il tifo per lui. Infame, re, allora. Che cosa? Ha messo a quell'altro la guida. Ok, quindi questo è per salvare la partita. Vedo dire con queste immagini, però si fanno capire tantissimo questi topi, eh. Sì, infatti. In realtà preferisco che non sono doppiati, perché comunque... Sì, vabbè, tu dici il topo, poi hai le voci che vuoi, però... Vabbè, però è particolare questa cosa, si esprime così. Che dice? È l'unica direzione. Eccola! Luogo della prova. Ok, siamo pronti a menare, chiunque sia. Ci faremo valere. Fratello Dennis, capitano della Guardia Reale. Morì. Dennis o Denise, non lo so. No, che fai? Sto abbeverando. Morì Denise. Vai. Denise sta in un colpo. Ha funzionato. Morì bastardo. Denise, no. Funzionato di nuovo. Spacco. Oh, lo stiamo devastando. È l'ultimo sangue questo, sì. Certo, sì. Brutali questi topi. Muori! Ma non c'è la stamina, no? No, non c'è. Fortuna quindi è un po' più soft. Potevano inserirlo mai in una modalità di gioco difficile, ma non si sceglie la modalità. È fissa. Oh, Denise. E diciamo l'hanno fatto per renderlo un po' più alla portata di tutti. Vatti sotto, codardo! Mori! Entra la mossa finale! Il colpo di grazia! Hanged! Ah no, non l'ho ucciso, pensavo che lo decapitavi in modo... No! Stile di Witch, mi aspettavo, vai. Ora dammi i soldi, papà! Grazie! Sì, grazie!
Ci sono papà! Oddio! Oddio, sono delle rane infami! Ma non ci sono papà, proprio dai nostri occhi! No! Che schifo! No, la corona! Lascia! Verruca! Non ce lo so mai fare! Verruca verde, capoguerra della tribù unite delle rane, è uccisore di re! Ma dove è finita la corona? Sta là! Capito! Tutta ammaccata pure, no! Ma sono un po' forte, aspetta, ma no, io penso che dobbiamo fuggire! Non c'è un luogo per fuggire! Aiuto, no! Ma non si può fuggire! Aspetta, mi devo... No! Ma è tipo Demon Souls che muore all'inizio obbligatoriamente. Sì, continua. Però non siamo morti in realtà. Vabbè, sì, perché comunque era troppo forte per noi. In pratica è stato sconfitto, però non è morto. No. Però comunque ci ricorderemo di quella rana che ha ucciso il padre. No, oh, poverino. Ah, quindi si sono presi proprio tutto. Ci hanno pure spogliato. Prendi questa spada, dai. È la nostra. No. La trama comunque è proprio vincente. È pure molto drammatica. Ma pure il gameplay sembra bello. Ah. Ma che fai? Oggi. Non avevo visto che c'erano le rane. No, poi noi abbiamo pure pochissima vita. E in pratica siamo morti. Ci rifaremo. Per fortuna le armi non si rompono, perché oh, difficoltà estrema. E qui? Qui ci serve una chiave, non ce l'abbiamo. Dove andiamo allora? È la via giù. Veramente. Sì. Sono le scale a posto. Sto schifoso. Ho tutto il tuo sangue. No! Mi ha ucciso l'insetto! Sono un po' tipo Rambo con questa faccetta in fronte. Ma aspetta, ma quella cosa sopra l'abbiamo presa adesso. Penso che risulta. Ah, forse c'è la chiave. Chiave delle fogne della fortezza Cremisi. Trovata nelle fogne della fortezza Cremisi, questa chiave sblocca l'uscita delle fogne. Grazie. Oh, si prosegue. Scusa, questo scemo aveva la chiave ed è morto qua sotto. Oh? Forse è stato ucciso da quell'insetto. Ah, beh, forse non aveva il modo di rompere questi rovi che stanno qua davanti. Così mi vede. Vabbè, dobbiamo fuggire. Aiuto! Aia! Fortezza Cremis. Sono stati fatti prigionieri. Oh. Ma io ci... Muori, maledetta! Letta rana! Ci sono la mia prima rana! Io questa c'ha la mazza! Oh! È lento! Lento la rana o no, è lui, la rana, cioè. Questa mazza. Si schiva facile. Mette 2 ore per attaccare. Qui c'è un sacco di vita, sta rana schifosa. Morta. Noi ci possiamo nutrire del sangue. Chi è? Cosa vuoi? Stanno uccidendo. Ma tu eri vivo? Perché mi ha dato una mano? Mamma mia. Ha detto che stanno uccidendo i suoi compagni. Vabbè. Ti manco fa qualcosa. Chissà se è morto pure con la menestrella amico nostro. Là. Hanno rubato tutti i soldi di nostro padre. L'hanno appesi pure come salami. Oh, aspetta, sto leggendo. Reggie had never seen such evil. No, adesso ci uccide. Non vale così però, sto leggendo. No, fuggi! Posso, sono bloccato. Devo combattere per forza. Oh, è schifo. Dacci la nostra armatura e la corona pure soprattutto. Io ce l'hanno questi scemi. Chi ce l'ha? La quella lì che ha ucciso nostro padre. Ci ha schiattato pure. Oh, scusa, stavo bevendo. Pensavo che scendevi di sotto, pensavo che te ne andate. L'ho visto abbastanza rassegnato, sai com'è. Muori. Oh. È
dai, muori. Non posso curarmi. Oh, c'era qualcuno, fammi curare. Ti può bene mai. Oh, sei vivo, maestrello. Ah. Aspetta, prima fammi saccheggiare il corpo di quella che ho ucciso. Cosa mi racconti di bello? Ah, ok, sono diventato re. Ah, ce l'hai tu, equipaggiamo, sì, vai. Vado a fuoco la città. Non c'erano tutti quanti. Ah, ma questo è Denise, allora. Oh, Denise. Allora, vediamo un po'. Ah, ma è tipo per fare il viaggio rapido. Pensavo che era la missione secondaria. Andiamo. Viaggio sulla carrozza. Beh, sul carretto più che altro. Ok, ci fermiamo qui al villaggio di Lunga Coda. Allora, impressioni positivissime su questo gioco. Sì, ce ne ho di poterlo consigliare tranquillamente a tutti. Anche se dovrebbe. Vabbè, in realtà il gioco dura 8-10 ore più o meno, sappiamo. Il prezzo più o meno è di 25 euro, che però già sta andando in sconto a 20-22. Sì, vabbè, poi è uscito proprio da pochi giorni. Sì, quindi il prezzo, diciamo, per quello che sembra offrire, per come è sviluppato il tutto, non sembra malvagio, direi che ci sta. Poi vabbè, ne parleremo meglio quando faremo la recensione a gioco completato. Grazie mille a tutti, vi invitiamo come sempre a lasciare un like, a condividere il video e ovviamente iscrivervi. Alla prossima!